final va todo el camino. ¡Alto, loco! Bentrovati, The Day After per noi significa questa finale under 16 nazionale tra il Petrarca Padova contro l'Amatori Parma, quindi tantissimo pubblico, tanto colore, bel momento sportivo. Abbiamo scelto di questo evento perché? Perché adesso c'è l'inno, seguiamo l'inno anche. Atmosfera qui al Pata Stadium, come dicevo prima, The Day After per questa partita, la finale nazionale del campionato Under 16 tra il Petrarca Padova e l'Amatori Parma, quindi ci sono tutti gli ingredienti, anche perché c'è una bella cornice di pubblico. C'è un minuto di silenzio a osservare, ragazzi. A prescindere, bisogna rispettarlo e basta. Stavo dicendo giustamente con la gente di Parma che comincia il kick off dell'incontro. Primo punto d'incontro. Buona progressione da parte del giocatore. C'è più tifoseria forse dell'Amatori Parma che quella gente del Petrarca, però comunque adesso la partita comincia. Buono l'inserimento, vediamo c'è sostegno, punto d'incontro. Buon placaggio, punto d'incontro, presenta la palla. Vediamo anche l'opzione del mediano di Mischia, sceglie la parte chiusa, buona la progressione dell'ala, vediamo il sostegno, vediamo la possibilità, l'opzione di attacco ancora, no, riparte della parte larga. Buon placaggio da parte
della difesa, continua ancora l'attacco. Fino adesso c'è una squadra che attacca, una squadra che difende. Pericolo, pericolo. L'amatori parto che la prende. L'amatori parto, pericolo a metà. E lì a un metro, è lì a un metro. No, 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 no. Tenuto, tenuto. Aveva avuto il possesso l'Amatori Parma tutto dall'inizio, dal kick-off praticamente, un possesso che ha, si è concluso con questa quasi meta, però alla fine c'è stata questa infrazione che ha rilevato l'arbitro Piardi, Piardi di Brescia. Quindi si riparte con una touche a favore del Petrarca. Un Amatori Parma che ha avuto un approccio molto energico all'inizio di questa partita. Man mano il svolgimento della partita daremo anche la composizione delle due squadre. Vediamo questa touche. Vince Petrarca bene, in coda. Vediamo il mall, se c'è un mall efficace. Oh là là, tanta pressione, tanta pressione. Un estremo del Petrarca che ha subito la pressione dell'Amatori Parma. Amatori Parma che resta lì sul territorio padovano. Dai Petrarca, dai! Lancia il tallonatore, vediamo la combina con i suoi propri giocatori. Primo uomo, prende la palla bene, avanza, ahia, crollato subito la piattaforma, crollata. C'è lì, il mio amico apre, allargo, pressione. Rimandato ancora indietro, però c'è ancora il possesso, avanza, 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 pericolo ancora. Un Amatori molto aggressivo in questi primi minuti. Che placaggio, placaggio tremendo. Contrattacco, contrattacco del Padova. Finisce in touche, quindi una partita che ha cominciato con ritmo, ritmo e anche volume del gioco. Due squadre che se vogliono portare a casa questo scudetto del rugby nazionale a 16, under 16. Lancio a favore di Petrarca. Perché dopo quando fanno la meta segno il buon dire. Forse io. C'è questa touche, lancio petrarchino, prende la palla molto bene, in seconda linea, una buona piramide, adesso una buona cassaforte. Vediamo il contrattacco dell'Amatori Parma, un calcio a seguire per guadagnare terreno, però trova ben piazzato l'estremo del Petrarca che riesce a guadagnare 5 metri, adesso c'è l'opzione d'attacco, buona l'opzione, pericolo, buon placaggio, c'è il possesso sempre, buona la copertura difensiva, c'è una touche. Una touche a favore dell'Amatori Parma. Siamo al minuto 5 di questo primo tempo. Petrarca 0, Amatori Parma 0. Una partita anche per voi, per quelli di Rugby Channel. Ci teniamo anche a seguire il rugby giovanile, è quello il nostro scopo, anche il rugby a 360 gradi. Buona la presa sotto pressione però dell'Amatori Parma. Errore, vantaggio, guadagna la palla il Petrarca Padova.
Vediamo l'opzione d'attacco, due opzioni d'attacco. Pressione ancora, buono il placcaggio dell'Amatori, presenta la palla. C'era già un fuori. No, se torna all'infrazione precedente, c'era un in avanti. Se riparte con la prima mischia dell'incontro, come al solito, una mischia che può darci qualche indicazione. Per quanto concerne il Petrarca a Padova, all'estremo Francesco Tognon, un'ala Alessandro Giuriati, due centri Riccardo Beltrame e Rossi, e l'altro ala Tommaso Maccarini. All'apertura Filippo Lazzarini. Vediamo questa mischia. Si fa il reset. Ci sono dei problemi nella prima linea di posizione. Vediamo se riescono a fare una mischia che permetta di lanciare il gioco. C'è la spinta, la pressione dell'Amatori, però il Petrarca, anche sotto pressione, è riuscito a prendere la palla. Recupera l'Amatori Parma, che avanza. Avanza l'Amatori, pericolo. C'è l'ala che va, viene placcato in extremis, punto d'incontro. C'era la pressione da parte del giocatore del Petrarca, si sembrava forse una infrazione, perché è stato praticamente una manata che ha impedito il lancio del gioco da parte del mediano di Mischia, e l'arbitro ha visto ovviamente da vicino diversamente, quindi ha visto un in avanti a favore del Petrarca, che lancia adesso in Mischia, recupera il pallone, gioco, avanza ancora, guadagna i metri Petrarca, buono l'offload. Sì, avanzamento, gioco, fissa, va, peccato il passaggio del numero 8. Se riparte con questa touche, lancia l'Amatori con il tronatore Fontana, si gioca a largo, buono inserimento del flanker. È stata stoppata la palla, è stata stoppata al migliore stile calcistico da parte del giocatore del Petrarca, però ancora l'Amatori che ha il possesso. Calcio lungo, non è in avanti, è andato indietro, l'estremo era lì. Calcio, un altro open under, rilancia l'Amatori. Un calcio approssimativo. Buono l'attacco del Petrarca, qui vicinissimo alla nostra postazione. Carica il tallonatore, viene placato, la palla ancora lì in possesso. Si gioca la parte chiusa, il pilone sinistro che guadagna 3 metri, presenta il pallone, flanker, l'altro flanker insieme, la terza linea, e la mediano di Mischia che dà ritmo, apri a largo, viene placato in 2-3 giocatori dell'Amatori di Parma per fermare l'attacco di questo Petrarca, che avanza ancora, lancia il gioco, c'è il possesso. Recupero la palla e l'Amatori Parma che guadagna, oh là là, placaggio alto, pericoloso, placato. Ok, il placaggio si è visto, un richiamo verbale,
ogni tanto non andrebbe male al ragazzo reo di aver commesso quel placaggio alto. Palentouche. Lancia. Buona la presa in fondo di questa touche, c'è un buon avanzamento con il Moll, una buona cassaforte, avanza ancora l'Amatori che fino adesso ha più possesso in questa partita. Lancio del gioco, apertura, centro, primo centro che ha fatto un break, 5 metri guadagnati, ancora la palla di posizione. Mediano di Mischia gioca ancora lì, vicino al raggruppamento, lancia il suo tornatore. C'era già la linea di fuori gioco, quindi Piardi giustamente fischia questa infrazione, quindi vediamo la scelta dal capitano. Se va in touche, se va in touche, si gioca, si cerca il gioco. Si lancia questa touche, la squadra dell'Amatori Parma che sta mettendo pressione, c'è qualche situazione in touche. Errore, errore nel lancio, errore nel lancio, recupera comunque. Avanza, avanza. Buono il cambio di passo dell'estremo dell'Amatori Parma. Gioco ancora. Buon atteggiamento a questa squadra dell'Amatori Parma. Gioca ancora, gioca ancora. Buono, buono, buono. Pericolo, c'è subito l'America. Pericolo di meta, subito l'America. C'è pericolo di meta, 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 meta. Meta dell'Amatori Parma. Bella meta dell'Amatori Parma. Qui, visto che sotto di me ci sono i dirigenti dell'Amatori, amici dell'Amatori, chi ha fatto la meta? Dovete scusare, io non lo conosco, quindi devo chiedere a chi teoricamente vi conosce, visto che siete della Fontana. Fontana la meta, mi conferma qui lo staff dirigenziale dell'Amatori Parma che è qui sotto di noi, che alcuni conoscono, altri noi ragazzi. Succede. Silent please, silent, silenzio por favor. Punti, quindi minuto 15 della partita, 7-0 per il Amatori Parma, la meta di Fontana. C'è una situazione adesso di break, water break, quindi possiamo anche noi fare un piccolo break. Adesso si riparte dopo la meta, ci siamo qui sempre quelli di Rugby Channel a seguire questa partita, per noi ovviamente in diretta. Adesso vediamo la reazione del Petrarca. C'è già un in avanti da parte del giocatore che doveva ricevere quel pallone dopo il calcio di inizio, del reinizio. Petrarca che deve reagire subito. Passaggio brutto, l'estremo, anzi il centro del Petrarca che ha guadagnato 2 metri, vediamo se c'è la liberazione della palla. C'è infrazione, c'è un giocatore del Amatori Parma che
non è rimasto lì, non ha rotolato, quindi l'arbitro è quello il gesto che fa. Piardi fischia questo calcio, la scelta ovviamente da parte del capitano di Pali. Silenzio, silent please, ci siamo? Adesso sì, vediamo la trasformazione di questo calcio. Silenzio viene rispettato, bravi. Adentro! Adentro! La reazione del Petrarca c'è stata subito. Dopo il calcio del rinizio ha dato pressione a questo Amatori Parma, hanno avuto possesso, hanno provocato l'infrazione, questo calcio di punizione le ha dato ragione, quindi 7-3, minuto 17 del primo tempo, 3 punti per il Petrarca. Buona la recessione del numero 8, buono il rilancio del gioco! Bravi, hanno attaccato direttamente con la mischia. Dopo la decisione c'è Tush a favore dell'Amatori Parma. C'è questo lancio del tornatore Fontana, quello che ha realizzato, che ha fatto la prima meta dell'incontro. Buono il lancio, però buona l'opzione del Petrarca, che è riuscito a rubare la palla lì in fondo di questa touche, però adesso ancora l'Amatori che recupera il pallone e imposta questo punto d'incontro, avanza Quintavallo che cerca un kick per creare pressione, pericolo ancora, pericolo, meta, ancora la seconda meta dell'incontro, c'era stato un kick, un bel kick a seguire, un grover da parte di Quintavalla, il suo compagno era in sostegno, è andato a recuperare il pallone e dopo si è tuffato in maniera spettacolare per fare questa seconda meta dell'incontro al minuto 19 di questo primo tempo. Amatori Parma 12, Petrarca 3, aspettando la trasformazione. Adesso è l'apertura che deve trasformare per acquisire altri 2 punti con la trasformazione. Silent please. Adentro! 14, 2 mete trasformate, 14 sta vincendo fino adesso, io direi meritatamente, la squadra dell'Amatori Parma. Si rilancia con il drop dell'apertura del Petrarca e l'Amatori Parma che sta adesso questa volta avendo il possesso dopo il calcio d'inizio. C'è ancora l'attacco permanente di questa squadra che ha la tendenza di giocare, gioca adesso, bravo ancora il tornatore, buona incursione. Guardate tutti i metri che ha guadagnato, cerca il sostegno, c'è il sostegno, presenta la palla, buono questo avanzamento, si sta giocando con un ritmo, nonostante il caldo, un ottimo ritmo, questi ragazzi dell'Amatori Parma hanno approcciato benissimo questa partita, stanno mettendo difficoltà, c'è una in avanti, Piardi ha fischiato, rilevato, quindi ci sarà una mischia a favore del Petrarca, partita secondo me molto avvincente. Vediamo il lancio di questa mischia difensiva, Petrarca che lancia, gioco, calcio, di spostamento a creare pressione, ci sono l'estremo e l'ala dell'Amatori insieme, cerca, va, errore dell'estremo Abdelaziz. Quello che ha fatto la meta precedente ha voluto fare di più in questo rilancio, quindi ha messo in difficoltà la sua squadra. Adesso il possesso del Petrarca, avanza con un pick and go,
Petrarca ancora, il Padova che vuole reagire, il suo pubblico lo sostiene. Ancora buon offload, c'è un buon attacco profondo da parte dei giocatori del pacchetto, c'è una infrazione, c'è un'infrazione, sta giocando gratis, il Petrarca gioca gratis, c'è il braccio di Piardi, vediamo l'avanzamento ancora, la palla è lì, sta reagendo il Padova Petrarca, fissa il giocatore, fissa, c'è un punto di incontro ancora, pericolo! Pericolo, pericolo, buono l'inserimento del secondo centro del Padova Petrarca. Meta, c'era il pericolo, lo avevo accennato, stavano giocando il vantaggio e il vantaggio lo hanno giocato per fare questa meta. Questa meta fatta di pura potenza, io direi. La reazione del Petrarca doveva esserci e c'è stato, quindi minuto 22 del primo tempo, meta del Petrarca. Abbiamo visto un buon inserimento da parte del centro. Silent please. Silenzio. Dentro. Il Petrarca c'è, reagito subito. Quindi Petrarca 10, Amatori Parma 14 al minuto 25 di questo primo tempo. Partita francamente avvincente, come dicevo prima. Vediamo l'opzione di attacco, di contrattacco. Avanza. C'è il possesso di Amatori che gioca la parte chiusa. Presenta la palla, buono il gesto tecnico del giocatore. Adesso c'è il mall, adesso un rack. Attenti con le mani. Allargo, salta. Ancora lui, l'estremo. Ancora lui l'estremo, Abdelaziz Islam, quello è il suo nome, quello che ha fatto la meta, buono ancora il cambio di passo del centro, recupero, un contro rack del Petrarca che mette in difficoltà adesso con questo calcio a seguire. Buona la pressione del Padova, non c'era sostegno difensivo, la squadra d'Amatori, c'è questo touche che diventa una salvezza in questo momento. Lancio di touche, prende la palla in difesa bene il giocatore numero 8 di questo Amatori Parma. Hanno formato un drive, adesso c'è l'apertura che cerca di cercare una touche che non trova. Ci sono giocatori del Petrarca non abilitati a giocare. Vediamo che se torna l'infrazione. Bravo l'arbitro, ha rilevato i giocatori del Petrarca che non erano abilitati, dovevano non essere lì vicino al giocatore dell'Amatori che stava ricevendo il pallone. Loro erano davanti al suo proprio calciatore, quindi c'è questa opzione di penal touche. Significa che questo calcio si trova una touche e dopo si continua con il possesso, una touche corta, sicura. Ci siamo, vediamo il lancio di questo line out, di questa touch. Lancia Fontana, buona la presa dell'uomo, si sta imponendo in questa lotta
Adesso c'è questo molo avanzante, praticamente 15 metri di guadagno con questa cassaforte. Vediamo il mediano di Mischa che gestisce il pallone. Passaggio brutto, brutto il passaggio. Non è in avanti, la palla è rimasta ancora lì in possesso. Ancora Abdelalif che trova una touche. Abdelaziz. Sbaglio ogni tanto, però io lo chiamerò Islam, perché vedo che il suo nome è Islam. Lancia il tronatore, buona, buona la presa in prima posizione della touche. Corolla, l'estremo che cerca di mettere pressione, di guadagnare territorio. Buono questo calcio, lungo, mette tutta la pressione lì. Annula l'Amatori che si rilancia adesso. Ricordo il risultato, 14 l'Amatori Parma, 10 Petrarca. C'è il drop per iniziare questo calcio delle 22 metri. È sempre il 10. Buona la presa del pallone. Di un uomo del pacchetto. Si gioca a largo, Impatto. Punto d'incontro. Si gioca ancora. Buona la gestione del mediano di Mischia, del Petrarca, che cerca di dare ritmo all'offensiva padovana. Ancora c'è il pericolo. Oh là là, che placaggio. Il capitano Granieri, Martin Granieri, che ha fatto un super placaggio. La palla è lì, Piardi la sta mostrando, è lì. Ci sarà una mischia, la palla era fossata. Essendo fossata dall'opzione. Primo tempo, quindi ci concediamo anche noi, andiamo noi a avere anche acqua frizzante o un tè freddo. Risultato parziale, Amatori Parma 14, Petrarca Padova 10. Ci ritroviamo tra poco. Ci siamo? Se ricomincia questa partita, una bella partita del rugby under 16. Oh là là, che placaggio. C'è la pressione per il possesso del Padova Petrarca. Petrarca che ha reagito quando doveva reagire. Adesso la partita è 14-10 a favore dell'Amatori Parma, che l'Amatori Parma sinceramente ha più possesso, sta meritando questa vittoria parziale. Piardi lascia giocare, c'è un contro rack, recupera ancora il Padova. Vediamo l'opzione d'attacco. Si gioca. Per quelli che stanno... C'è un in avanti, c'è il vantaggio. Avanza ancora, c'è il vantaggio. Vediamo se riesce a guadagnare questo vantaggio. Si va ancora, flanker, buono l'attacco, buono comunque il placaggio da parte della difesa petrarchina. Oh là là, tanta pressione, però c'è il possesso ancora da parte della squadra con la maglietta blu. Buono ancora Islam, che ha calciato per guadagnare terreno e fare pressione. Eccolo qua, capitano che ha passato la palla senza guardare al suo compagno, e l'è andata bene. Martin Granieri, che sta lui con il suo esempio trascinando i suoi compagni, e lui è il capitano di questa squadra. Ah, il Petrarca ancora con un contro rack, ha recuperato il pallone, un Petrarca molto, molto aggressivo nel punto d'incontro. Vediamo adesso Islam, oh là là, Islam che passa
che guadagna metri. Molto buono, 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 pericolo, 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 pericolo. Anche la terza linea, il flank del numero 7, anche lui è un giocatore ottimo in attacco. Oh là là, buono, buono, l'offload, c'è un in avanti. C'è un in avanti, vediamo il vantaggio, lo stava concedendo Piardi. Lascia giocare, Padova che attacca della propria linea 22. Padova che attacca. Buoni, buoni. Buoni. Adesso sì, vediamo questa touche. Lancia l'Amatori sempre lì in territorio padovano. Guadagna sempre il numero 8 con un tapping. Buono l'attacco adesso, buono l'attacco, va il 13, il secondo centro aggressivo che va a invadere la difesa del Petrarca. Ancora kick di quinta bala. La richiesta del Mark, buona, buon gesto tecnico del giocatore del Petrarca, che attraverso questo Mark riesce a arginare l'offensiva dell'Amatori. Una touche corta. Lancia Fontana, autore della prima meta dell'incontro. Buon tornatore, sempre sostegno. Vediamo il lancio. Ancora. Ci sono dei problemi in touche. Vediamo Piardi si riesce a chiarire un po' l'idea. Queste due, le due file dei pacchetti. Ruba, ruba. Bene. Andato a rubare la palla bene il diretto avversario del numero 8 e adesso avanza questa cassaforte, palla a terra, rack. La palla che non esce, la palla che non esce, la palla che non esce, attacca. Islam che va, Islam che va, viene preso la palla lì, la presenta la palla, il possesso sempre lì, pick and go. Pick and go, presenta la palla ancora, c'è il possesso. Oh là là, palla, Piardi ha rilevato che non c'è l'infrazione, lascia giocare. Buono, buono il cadrage de Bordamont da parte del giocatore dell'Amatori Parma, ha guadagnato 10 metri, il possesso lì. C'è un tuffo da parte del difensore del Petrarca al limite dell'infrazione, però mi fido di Piardi, è lì. C'è un in avanti, adesso c'è un in avanti. Buoni. C'è stato un cambio, entra il numero 18, parliamo del Petrarca Padova. La maglietta bianca questa volta del Petrarca Padova, bianca e rossa. Seconda maglietta del Petrarca Padova. Partiamo con questa mischia. È uscito il numero 4 del Petrarca, c'è stato questo cambio. C'è il possesso del Padova che si rialza della mischia, mantiene ancora giocando la parte chiusa il possesso del pallone. Ancora il Petrarca che adesso ha il possesso, che deve cercare di guadagnare metri, lo guadagna adesso giocando veloce, questa infrazione. C'è un giocatore dell'Amatori Parma che è andato a buttarsi sul pallone. Se lascia sempre il possesso avanzante da parte di questo Petrarca. Ricordo il risultato 14-10 per Amatori Parma. Adesso è il possesso del Petrarca Padova che va. Ancora il possesso va, buona, buona l'opzione, c'è pericolo, c'è pericolo, c'è pericolo, il neo entrato. Touche,
il nuovo entrato numero 18. Nicola Grigio, numero 18, che è entrato, ha fatto una buona offensiva qui vicinissimo alla linea del touche. Ripartiamo con questa touche e Fontana che lancia una touche difensiva alla linea del 22. Oh là là, un'altra palla rubata del Petrarca che sta reagendo. Petrarca che vuole portarsi a casa questa partita che significa lo scudetto dell'Under 16, Under 16 nazionale. Buono l'inserimento, pericolo, 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 va, 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 va. Il Petrarca c'è, il Petrarca vuole arrivare, mezzo! Metto, 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 metto. Metto del Padova, metto del Petrarca. Metta, abbiamo anticipato, questo Petrarca sta reagendo, hanno voluto questa metta, aggressivi, presenti nel punto d'incontro, hanno fatto questa metta, hanno fatto questa metta al minuto 38, 15-14 adesso con una trasformazione facile, quindi un Petrarca che è rientrato e adesso vince. Vince questa partita in maniera provvisoria, transitoria, parziale, 17 per il Petrarca, Amatori Parma 14, c'è stato sempre una preeminenza da parte dell'Amatori, però in questi ultimi minuti la reazione feroce del Petrarca ha portato alla fine una bella meta, una meta fatta anche con tanta potenza da parte del centro del Padova. Drop di Quintavala, buon drop, oh là là, c'è una touche, la palla che è uscita, touche a favore dell'Amatori Parma. C'è la touche che lancia Fontana, buon tronatore questo ragazzo, ancora problemi in touche, però c'è il possesso, c'è il possesso, però c'è stato un in avanti, Piardi l'ho rilevato, è lì, sì, si vede, si è visto, c'è una mischia a favore del Petrarca Padova. Lancio petrarchino in difesa. Petrarca che adesso per il momento sta vincendo questa sfida per il campionato del rugby nazionale Under 16. Petrarca che ancora gioca, Petrarca che attacca. Petrarca in questi ultimi minuti, c'è un talonaggio con la mano, gioca ancora veloce, bravi, 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 bravi. C'è il pubblico molto, molto agitato che sta anche comandando l'arbitro quello che deve fischiare come al solito. Vediamo. Islam. Buono ancora. C'è ancora l'attacco. Sono tutti fuori gioco. Mi sembrava che erano i giocatori del Petrarca non abilitati al gioco, però mi fido sempre dell'arbitro, ha sempre ragione. Buono, buona l'intenzione offensiva, oh là là, buono comunque il possesso del numero 11, l'ala dell'Amatori Parma che è riuscito a catturare il pallone e adesso ha dato la possibilità di avere possesso la sua squadra. Gioca, gioca. Oh là là, lì c'è stato un placaggio alto, ok, ahí lo ha visto l'arbitro, ha dato un secondo di... Arbitro, c'è l'uomo!
Ragazzi, ragazzi, adesso c'è la ripresa del gioco dopo il break per l'acqua, water break, perché veramente fa caldo, fa caldo. Una terna arbitrale tutta bresciana. Piardi, anche il quarto uomo è bresciano, quindi vabbè, è giusto, no? Nel senso che siano più vicini, anche per razionalizzare i costi. Le trasferte sono praticamente qui, quindi non devono. Calcio di punizione ai pali, una posizione centrale per l'apertura del Petrarca Padova. Silenzio. Petrarca con la sua apertura, Filippo Lazzarin, 20-14 per Petrarca. Un secondo tempo che vede, questo secondo tempo che vede il Petrarca imporsi in maniera parziale 20-14, una partita, come dicevo prima, sul piano anche dell'agonismo, del ritmo, interessante, nonostante questo caldo estivo qui al Pata Stadium. Islam che trova una touche. Sembra l'Amatori Parma un po' stanco rispetto all'inizio. 20-14 a favore del Petrarca. C'è il lancio adesso a favore del Petrarca. Dovete comunque scusarmi anche per qualche errore per i nomi dei giocatori, perché sinceramente, non conoscendoli, è difficile certe volte anche individuare il giocatore, anche perché il foglio del match non è perfetto. Allora avanza ancora Petrarca, il numero 13, che sta facendo una ottima partita, molto aggressivo, dà al suo compagno del reparto il primo centro, il numero 12, pick and go. Petrarca lo vedo più vivace in questi minuti, Gioca, gioca, va, pericolo, buono l'inserimento. Viene placato in extremis il giocatore. Gioca, in avanti, c'era un'infrazione, c'era il vantaggio. Se torna all'infrazione precedente, che il buon Piardi ha fischiato. Andiamo adesso a questa touche, una touche pericolosa per questo Petrarca che sta attaccando. Siamo a 5, praticamente 8 metri dell'area di meta. Lancia il tornatore. Buona la presa, pericolo. Se c'è una cassaforte efficace, diventa pericolosa questa azione. Avanza il Petrarca.
abbassa il Petrarca lì, e lì il Petrarca c'è, il Petrarca vuole confermare questo, questa vittoria parziale, e lì avanza, si è fermato adesso, vediamo adesso l'opzione di attacco, gioca, il primo centro che è andato a, a invadere, è andato a percuotere, errore, errore la trasmissione, ancora c'è il possesso lì, pericolo, c'è pericolo, ancora il possesso c'è, possesso, superiorità numerica, pericolo, metta, 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 ancora il secondo centro del Petrarca in, in potenza, potente questo giocatore, è andato a realizzare questa, questa meta, quindi 25-14. Adentro, altri due punti, era facile quel calcio lì, quindi 27-14 per il Petrarca che in questi ultimi minuti sta avendo la meglio. L'amatore di Parma lo vedo più stanco, quindi diventa più difficile la reazione. C'è il break, c'è il break, 27-14 significa che c'è un break che può sfruttare questo Petrarca per portarsi a casa questo scudetto under 16. Buona recessione da parte del pacchetto del Petrarca, prende il numero 8, lui che va, che cerca di suonare la carica per la sua squadra. L'amatore di Parma che vuole reagire, vuole reagire, vuole reagire. Ancora. Buona, buona l'opzione di attacco. Placaggio. Placaggio al limite, però c'è stata un'infrazione. Se cerca la touche, sicuramente. Cerca la touche, vediamo la scelta da parte del capitano, sì, e c'è touche. Gnacchi. Lancio di touche, Fontana ancora, vediamo se questa volta fa giusta. Questa volta è giusta, buono l'avanzamento, pericolo di meta, meta. No, 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 no. C'è un'infrazione che subito ha rilevato l'arbitro Piardi. Subito ha rilevato l'arbitro Piardi. C'è. Loro hanno fatto una bella mossa per quanto riguarda la difesa del, della touche, quindi hanno lasciato l'avanzamento del, dell'amatori Parma che ha provocato quella infrazione che ha rilevato l'arbitro, quindi era una chiara possibilità di meta, però abilmente hanno arginato i giocatori del Padova Petrarca. Adesso si lancia questa touche, buona la presa, lì c'è stato anche l'efficacia, è storta questa volta, ogni tanto si deve fiscare anche la storta, c'è una storta mischia a favore dell'amatori Parma. Vediamo questa mischia se riesce a dare un lancio del gioco, adesso sente molto di più la tifoseria del Padova Petrarca che sta vedendo, vedendo la sua squadra in questo momento vincere, buono l'attacco dei due flanker, il numero 8 che si è alzato di mischia chiusa, dopo ha dato la palla al, al 7, recupero della palla, c'è un in avanti, c'è il braccio di Piardi che sta indicando questa infrazione, però dà ancora il vantaggio, gioco. Placaggio, placaggio della difesa, quindi c'è ancora il flanker che va placato in due, il Petrarca che difende, che cerca di arginare questi attacchi, adesso il numero 8, il capitano che suona la carica, pericolo, pericolo, oh là là.
gioco. 3 contro 2. Pericolo di meta, fissa. Oh là là! Oh là là! C'era il pericolo di meta, c'era l'opzione di superiorità numerica, era 2 contro 1 praticamente. Pericolo ancora, va, va, Islam, va! Meta di Islam! Meta di Islam! La partita che si riapre, meta che si riapre, la partita che si riapre. Anche il guardalinea, Gnecchi ha dato l'ok, Piardi ha guardato il suo guardalinea e anche lui ha confermato. Meta, meta in un momento clou della partita. Trasformata quindi a dentro. Velocemente, bisogna guardare i minuti. Il ragazzo. Adesso si sente la tifoseria della Amatori Parma che prima erano un po' distratti. Adesso è il momento di dare carica alla sua squadra, alla propria squadra. Adesso si sono svegliati un attimino. C'era un po' di siesta qui al Pata Stadium. E l'amatore che si sveglia 27-21, cosa significa? Che non c'è più il break, significa che una meta trasformata dalla vittoria anche all'Amatori Parma, quindi un finale incandescente, io direi. Vedremo, vedremo se viene confermata. Comunque al momento era il Petrarca che meritatamente stava portando a casa questa vittoria. Buona la presa del seconda linea numero 4 del Petrarca. Vediamo, opzione. Ho detto prima Petrarca, invece il numero 4 dell'Amatori Parma. Un lapsus freudiano. Avanza, avanza, avanza. L'Amatori Parma vuole, vuole questa partita anche loro. Vediamo se gioca. Sono... Buono, come al solito, Islam che ha dato l'opzione al suo compagno, la palla è lì, c'è un giocatore del Petrarca che sta disturbando l'uscita della palla, si gioca ancora, 27-21, finale, come dicevo prima, effervescente, Islam che va dalla palla, finisce qua, finisce qua, finisce qua, finisce qua, finisce qua, full time, campione d'Italia, Petrarca Padova! Petrarca ha vinto e ha convinto perché ha cominciato soffrendo all'inizio, dopo è recuperato immeritatamente, si porta a casa questo scudetto. Complimenti a tutti questi ragazzi dell'Under 16. Veramente una partita bellissima, soprattutto sul piano agonistico, sul piano del ritmo. Penso che il foltissimo pubblico che ha praticamente riempito la tribuna principale del Pata Stadium giustamente è riuscito a godere una partita tremenda con un finale al photo finish, però meritato, sinceramente meritato. Ripeto il risultato: Petrarca 27, Amatori Parma 21. Bella partita del rugby. Noi abbiamo scelto venire qua a seguire l'Under 16 perché ci teniamo al rugby giovanile. Amiamo il nostro rugby italiano, bisogna crescere tutti insieme. Vamos! Restiamo, 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 restiamo. Al migliore stile di Mastro abbiamo vinto. Non è più video, fai la foto. Siamo in diretta, è il momento anche per le nostre foto, dai, facciamo la nostra foto, dai, in diretta. Il bello della diretta, per noi in diretta, la daremo ovviamente in differita, bello questo saluto finale delle due squadre, emozionante, i due club, i due tifoserie insieme che si salutano, si complimentano. Un bel scambio di abbracci, sinceramente complimenti, vedo
vedo lì vicino alla, ai trofei per la prevenzione mio amico Ricky, Ricky Piovan, lo vedo lì che sta per accogliere i suoi giocatori che hanno fatto una partitona, quindi però sinceramente il Petrarca ha fatto una partita in crescendo, cominciato a subire i primi minuti, però dopo ragazzi c'è stata la remontata, come si dice, e si è portato a casa questo scudetto. Vedo anche in campo il mio amico Federico Fussetti, responsabile della comunicazione del Petrarca Padova. Eccolo qua, eccoli qua, vengono a festeggiare, abbiamo vinto, il Petrarca Padova che festeggia questo scudetto. Bello, bello, belli questi ragazzi, under 16 ragazzi, noi ci crediamo a questo movimento e questo che è il sistema che bisogna cercare di sostenere, i club. Talvolta meno accademia e più, più club, rugby di base, senso d'appartenenza ragazzi, con il senso d'appartenenza si arrivano tanti obiettivi, il Petrarca e l'Amatori Parma la dimostrazione. Vediamo anche a sinistra i ragazzi dell'Amatori Parma che hanno fatto una partitona, che salutano, si salutano ovviamente, hanno dato tutto, quindi non bisogna rimproverare niente, hanno dato tutto. Bella, bella questa cornice di saluti. Anche se mi tocca da vicino, essendo bresciano, devo fare complimenti alla terna e al quarto uomo, terna arbitrale, comandati da Piardi. Vedi anche te un altro, metti in out, no, perché veramente comincia buono, troppo buono forse. Sì, no, no, perché siamo arrivati, da solo non potevo farlo, in estremi l'ho preso a lui, l'ho andato a recuperare con quella telecamera lì, comunque lo facciamo di ferito. Che è meglio di niente. Io l'ho fatto come se fosse in diretta, eh. Poi adesso, quando forse riesco a tagliare le cose al computer, la metto nel mio editor. Taglio. Ci siamo adesso nel momento delle premiazioni, quindi tutti hanno vinto, io direi, perché è stata una partita veramente, lo dicevo durante la partita, che è veramente entusiasmante. Primi premiati la terna, anzi i quattro uomini di Brescia che hanno gestito questa partita in maniera egregia, quindi e dopo arrivano i ragazzi dell'Amatori Parma che hanno fatto una partita all'altezza, hanno, i primi minuti del primo tempo erano sempre loro, possesso tanto, man mano la partita è andata avanti, si è visto la reazione e dopo la vittoria, diciamo, meritata dalla squadra del Petrarca Padova. Però sinceramente ho visto dei giocatori interessanti in tutte e due squadre, ho visto giocatori interessanti, quindi per me è la prima volta, logicamente, durante l'anno che vedo questo livello di under 16, però che lascia bene aspettare, perché quello che conta è la crescita di questi giovani. E come dico sempre, mi ripeto, nella quantità si trova la qualità. Più giocatori di rugby abbiamo in Italia, dopo la qualità arriva. È logico. Quindi cerchiamo anche di creare appartenenza a questi giocatori attraverso i loro club e dopo, se sono bravi, andranno a giocare
all'alto livello. Qui vediamo i ragazzi dell'Amatori Parma riuniti con loro medaglie, che rappresenta un momento importante nella vita di un giocatore del rugby. Arrivare a questa finale, si perde però a testa alta, non hanno usato niente questi ragazzi parmensi. E adesso è il momento del the champion, il campione. Prima si dà la coppa al capitano dell'Amatori Parma, Granieri Martin o Martin, scusate, ripeto, tanti giocatori che non conosco. Adesso vediamo, saluto, bravi, bravi questi ragazzi di Parma. Adesso momento dei vincenti. Momento delle premiazioni, giustamente con un dirigente veneto che sta consegnando la medaglia alla squadra vincitrice di questa finale, Under 16. Man mano passano tutti i componenti di questa squadra, questo bel team. Vedo anche come non vedere anche la mia amica Elena, fotografo, una delle più forti d'Italia. E voilà, i festeggiamenti per la foto che verrà pubblicata ovviamente in tutti i siti che seguono Ital Rugby, da ogni club. E voilà, the winner is Petrarca Padova, Under 16, campioni. E con questo ultimo saluto tra i campioni d'Italia ci congediamo. Devo ringraziare per la telecamera, come video operatore, mio fratello Orazio Mastrocola. Quindi hasta la vista, amigos, quelli di Rugby Channel. Ci vediamo anche sabato prossimo per la finale, logicamente. La finale qui al Pata Stadium tra
Pataró Calvisano contro Erro Vigo. Ultima foto del rito con la bandiera. Hasta la vista.